Ci troviamo al Palavetro di Pietralcina per la cerimonia della 19ª edizione del premio Padre Pio da Pietralcina. Ringrazio Padre Pio per l'amore che ci dà. Sindaco Domenico Masone, ben trovato questa sera per la 19ª edizione Premio Padre Pio da Pietrelcina. Un appuntamento molto sentito, ma anche un momento di condivisione e aggregazione. Sì, questo Padre Pio non deve essere solo l'orgoglio di una regione o di un meridione, deve essere l'esempio di un meridione, di una regione, di una persona che ha creduto fortemente in se stessa, nei propri valori e che ha dettato un modo comportamentale a tanti nel mondo. Cioè gli ha insegnato la solidarietà, la pace, la condivisione, l'amore e ha testimoniato la nostra terra, il nostro DNA, la generosità che è in noi. Se noi avessimo solo un poco della forza delle nostre idee, la forza che ha avuto lui e la convinzione nelle nostre idee, il rispetto di noi stessi e la stima di noi stessi, questo nostro sud si riscatterebbe molto, molto velocemente. Questo è l'esempio sociale, questo è l'esempio perché il meridione è una latitudine mentale, non geografica. E noi dobbiamo vincere quella ritrosia della condivisione con chi sta vicino a noi, di condividere i progetti, di credere in noi stessi e di segnare noi il nostro destino e non farcelo dettare da altri, semmai con un po' di pietà e un po' di malcelata generosità. Padre Don Nicola Gagliarde, presidente di questo ambito premio nazionale e anche presidente appunto dell'Associazione Amici di Padre Pio. Un suo giudizio su questo evento ormai che ogni anno diventa sempre più importante con grandi consensi e apprezzamenti. Il giudizio non può essere che positivo perché io credo che dove c'è la spiritualità che viene accompagnata al mondo della cultura, delle associazioni, dei vari movimenti e quindi alle persone che radicate sul territorio in nome di una propria fede o della propria professionalità tendono la mano all'altro, è naturale che non può essere che un motivo di bene e un motivo di speranza. E non a caso siamo alla 19ª edizione e ci prepariamo a fare il ventennale di questo ambito premio, che resta sempre un premio in sordina, umile, ma grande nella profondità. Professor Antonio Cisternino, siamo qui per la 19ª edizione del premio Padre Pio da Pietralcina. Ci racconta del suo incontro appunto con il Santo Padre e della particolare profezia che gli fece all'epoca? Guardi, io Padre Pio l'ho conosciuto da piccolo, perché sono nato a San Giovanni Rotondo, anche se poi gli studi, la preparazione, la scuola medica e tutto mi hanno portato a Padova. Poi ho girato il mondo, sono rimasto vincolato a Padova dove ho fatto, svolto tutte le tappe un po' della mia carriera. Padre Pio l'abbiamo sempre avuto a casa, dentro di noi, è stato sempre un riferimento. Non avrei mai immaginato che ci fosse un giorno una chiamata così importante per tornare a fare. Così a continuare la mia professione a San Giovanni Rotondo. Il giorno in cui mi è stata comunicata questa cosa mi è esplosa una gioia immensa dentro. Ho detto quello che so fare oggi e spero ancora meglio domani, voglio andare a farlo per i miei, ovviamente, concittadini, per la gente della mia terra e soprattutto per questo grande trasporto che ho avuto per Padre Pio. Da quel momento devo dirvi che avere questa sorta di complicità continua e tutti i momenti della mia vita, di questo lavoro meraviglioso e la mia carriera, la mia professione sarebbe stata una cosa completamente diversa se non fosse stata arricchita da questa esperienza. E non me ne saprei proprio assolutamente più staccare. Se non avrò un mandato di Padre Pio di dire basta, il tuo tempo è compiuto, io continuo a essere lì e tutte le mie energie saranno solo per quel posto, per lui e per la nostra gente. Famiglia Adiletta, 19ª edizione del premio Padre Pio da Pietrelcina. Non possiamo non chiedervi appunto una testimonianza sulla figura di questo Santo Padre nella vostra vita e questa sera appunto premiati per questo ambito premio, le emozioni che si provano nel ricevere questo premio.
Sì, questo Santo Padre per noi è la vita. Abbiamo questo Santo Padre nella nostra azienda, all'inizio della nostra grande azienda, all'ingresso, che ci guarda tutti i giorni e noi preghiamo a Lui tutti i giorni. E vediamo che il Santo Padre sta vicino a noi, ma noi siamo molto vicini al Santo Padre e alla fede, per i nostri dipendenti, con i nostri fornitori, con i nostri cittadini di Nocera Inferiore, di tutti, siamo vicini a loro perché la nostra fede è tanta, ci trasmette la fede e diamo tutta la nostra solidarietà a tutti coloro che hanno di bisogno di noi e come noi abbiamo di bisogno di Padre Pio che ci guarda. Ascoltiamo anche un suo giudizio. Sì, sì, è Padre Pio che ci illumina tutti i giorni, la sua figura che abbiamo dentro da sempre, che ci permette tutti i giorni di affrontare la vita quotidiana che abbiamo con tutti i dipendenti che abbiamo. Dottor Ciro Guarino, anche lei questa sera è insignito del premio Padre Pio da Pietrelcina. A lei, che appunto viene dal mondo dell'imprenditoria, titolare della TSM, che ha prodotto tantissimi posti di lavoro per giovani e so che appunto ha delle sedi anche non solo qui in Campania ma anche all'estero. Le chiediamo, in questo momento di vita difficile dove ci sono tanti accadimenti, quanto è possibile applicare la santità in questo mondo? Allora, io dico che la santità in questi momenti è importante perché ci dà una dritta linea di percorso da andare avanti, proprio perché senza la fede non si arriva da nessuna parte. Noi, come tutti i buon cristiani, la mattina ci facciamo un segno di croce e affidiamo la nostra giornata al nostro Padre Pio in questo momento, perché ci aiuta tanto a dare forza, perché di attività come le nostre sul territorio è molto difficile, perché ci sta molto, molto da lavorare proprio a supporto di queste attività. È sostegno di tutto il personale che poi dopo si arrivano ai successi che uno si prefissa durante il percorso. Abbiamo adesso ai nostri microfoni Valerio Iovinella, al quale appunto la domanda nasce spontanea. Quanto è difficile svolgere la sua professione su un territorio particolare come il nostro in un momento non facile di questa vita? Buonasera a voi, innanzitutto stasera onorato di aver premiato un imprenditore giovane come me, voglio dire, in questa triste realtà. Tra l'altro una persona, voglio dire, che nasce dal nulla, semplice, pieno e ricco di umiltà e di fede per Padre Pio. È complicato gestire la sicurezza nei nostri territori, è ovvio che cerchiamo di farlo nel miglior modo possibile, vivendo le nostre strade giorno dopo giorno, affiancandoci alle forze dell'ordine, cercando di farlo in modo più professionale possibile, avendo una forza, insomma, da qualcuno, da Padre Pio, in questa serata. Andrea Guarino, anche tu fai parte della grande famiglia della TSM, nonché figlio del titolare, quindi nuova leva ma anche futuro della TSM. Raccontaci delle tue emozioni che hai provato questa sera come famiglia Guarino nel ricevere questo ambito premio. Iniziando, sono molto onorato ad avere un padre così, perché il giorno d'oggi è molto difficile trovare un padre che segue il proprio figlio, ma sono anche molto emozionato per questo evento. Antonella Ponziani, tra le tante cose, tra le tante attività svolte, è protagonista anche del film Ci alzeremo all'alba. Quanto sei entrata nel personaggio e quale idea ti sei fatta appunto lavorando all'interno della figura di Padre Pio? Allora, io sono la mamma di uno dei due bambini che decide poi di fare questo documentario su Padre Pio. Io non ho figli, però sono molto materna e quindi quando devo interpretare una mamma mi viene proprio spontaneo e naturale, non so perché. Qui era diverso perché qui c'è un'atmosfera molto spirituale, molto religiosa, molto di silenzio, di pace, che ti influenza. E quindi ho fatto una mamma diversa, una mamma che vive qua e che in qualche modo capisce questa vocazione di suo figlio, che vuole capire Padre Pio. È bellissimo che un bambino si interessa a questo santo, è stato emozionante. Dottor Tito Stagno, sicuramente in tanti le avranno fatto domande sulla telecronaca delle imprese spaziali, invece noi vorremmo sapere qualcosa in più sul rapporto tra la sua figura professionale, la sua carriera e quella con le principali figure della Chiesa. Della Chiesa? Beh, io sono stato intanto
il telecronista praticamente di Papa Giovanni XXIII III, che ha dato il nome alla prima delle mie figlie, Brigida, e indirettamente anche alla seconda, Caterina, perché il Papa inaugurò in via della Conciliazione la statua Santa Caterina. Io feci la telecronaca, dovetti sapere tutto su Santa Caterina, compreso il fatto che era molto attaccata al padre e poi era molto colta, un dottore della Chiesa, pur non essendo andata a scuola. Poi il Papa Montini, col quale sono stato a Bogotà, in Colombia, nel 1968, quindi era il primo viaggio di un Papa nel grande continente cattolico latinoamericano. Milioni di persone sfilarono per Bogotà e quella è una delle pagine, diciamo, della mia carriera che io ricordo con più entusiasmo. Safiria Leccese, in collegamenti di dirette televisive ogni giorno per scoprire e incontrare persone in luoghi diversi. In un'intervista a Padre Pio, quale sarebbe stata la prima domanda? Se poteva mai pensare tutto quello che è successo dopo, perché a me è rimasto molto impresso una cosa che ha detto lui quando era in vita. Non so se ricordi questo episodio bellissimo: a un certo punto, di fronte a un indemoniato, ha parlato del male e ha detto: vedete, il male è perché noi vediamo come un telaio che sta facendo una donna. Allora, se una mamma sta facendo un telaio perché sta facendo un ricamo, il bimbo che è basso lo vede dal rovescio e vede una confusione, vede una cosa brutta, vede una cosa che non c'entra niente, vede colori attorcigliati. Appena la mamma abbassa il ricamo, si vede il disegno. Ecco, io penso che anche con lui, come un po' con tutti che si mettono in cammino, succede questo, che spesso in dei frangenti della vita non si capisce e poi però si svela il disegno. Allora io gli chiederei, se avessi qua Padre Pio: ma tu te lo immaginavi mai, padre, quale poteva essere il disegno di Dio Padre sulla tua vita? Dottor Piero D'Amosso, a lei che si muove ad ampio spettro nell'ambito della comunicazione, volevamo chiederle qual è il messaggio più forte della figura di Padre Pio. Io credo che Padre Pio è l'uomo della riconciliazione con Dio. Il messaggio più forte viene dalla sua vita, una vita passata quasi interamente in un confessionale per cercare di salvare le persone e per aprire alle persone le meraviglie della vita eterna. Credo che Padre Pio ci insegni questo. Dio ci ama nonostante i nostri peccati e nonostante le nostre cadute, ci permette di risollevarci e ci invita a guardare al nostro futuro con speranza, a non avere paura, perché c'è una prospettiva meravigliosa per ciascuno di noi che non finisce con questa vita, ma che continua. E noi sapremo un giorno di poter, sperando nella misericordia di Dio, essere con Padre Pio. Dottor Antonio Giordano, riconosciutissima personalità nell'ambito della ricerca, a lei chiediamo quanto è stata significativa nella sua carriera appunto la figura di questo Santo Padre. Beh, è stata una figura incredibilmente importante e di grande presenza, perché come ho detto quando nel mio discorso ricevendo il premio, mio padre, che era un patologo, esaminò il fluido di Padre Pio dalle stimmate, così sciogliendo quello che erano i dubbi della Chiesa che l'aveva un po' perseguitato e isolato, e quindi dando quella verità anche scientifica che dimostrò che Padre Pio non era un impostore. E crescendo anche con questa immagine di Padre Pio, di un uomo di una grande umanità, sensibilità, vicino alle persone sofferenti, mi ha accompagnato un po' per tutta la vita, anche negli Stati Uniti, dove la figura di Padre Pio sta diventando veramente emergente, e io seguo tutte le attività che sponsorizzano questa sua
diciamo, questo suo credo, questa sua filosofia. Professor Aurelio Tommasetti, la figura di Padre Pio nella sua vita è sempre stata presente e le chiediamo, secondo lei può essere ancora un punto di riferimento per le nuove generazioni? Sicuramente sì, una speranza, una possibilità, oggi diciamo, da rettore, da professore, che vive a contatto con i giovani si nota la fragilità, quindi c'è bisogno di spiritualità, c'è bisogno di sostegno. Noi all'interno della mia università c'è una cappella universitaria ad esempio che svolge un ruolo importantissimo perché di questo c'è bisogno. E poi devo dire, nel vissuto personale, voglio dire, avere la figura come quella di Padre Pio, di San Pio, per noi che siamo anche chiamati ad avere responsabilità nei confronti dei più giovani, nei confronti del nostro territorio, è un modello irraggiungibile ovviamente, perché solo pensare di poter accostare la propria figura alla sua è da commettere peccato, però allo stesso tempo per umiltà, per spirito di sacrificio, per capacità di sofferenza, per capacità anche di col sorriso di risolvere i problemi, voglio dire, un modello assoluto, una figura che sicuramente anima e questo è il motivo per il quale devo dire quando il comitato organizzativo Gianni Mozzillo mi ha parlato di questa possibilità, per me è stato un regalo immenso, devo dire peraltro anche un momento importante perché io da una settimana ho terminato il mio mandato da rettore, 6 anni intensissimi vissuti con grandissima intensità e grandissime gioie, quindi la prima uscita pubblica da già rettore, voglio dire, è per me è una soddisfazione essere qui a Pietrelcina in questo luogo di spiritualità e ricevere un premio così importante dalle mani di un grande uomo, perché poi anche questo è un altro segno divino che è appunto Padre Marciano, perché ovviamente aver ricevuto da lui è un dono nel dono, come è stato detto. Dottor Giovanni Di Monde, la sua vita professionale, la sua estrema sensibilità a favore dei più deboli e di coloro che hanno subito delle ingiustizie, quanto conta appunto nella sua vita l'aspetto religioso e la fede? La fede, l'aspetto religioso è quello che ha la spinta motivazionale per tutta l'esistenza ed è quello che riempie l'esistenza, altrimenti si fanno le cose come routine, quindi si ha un'esistenza vuota. La fede è quello che fortifica l'uomo anche dalle ingiustizie che subisce e lo fortifica al punto tale da stimolarlo nel farlo, nel fare del bene al prossimo. E io dico sempre che quando riesci ad aiutare i deboli, i disagiati, io non sono altruista, io sono egoista perché mi sento io bene, sono io felice di poterlo fare e la fede indubbiamente, Padre Pio ne è stato un esempio di insegnamento nei confronti proprio dei soggetti deboli. Dottor Antonio Grilletto, grande successo di pubblico ed entusiasmanti apprezzamenti per questa 19ª edizione. In qualità di organizzatore e di responsabile della comunicazione le chiediamo quanto si ritiene soddisfatto. Totalmente soddisfatto, un premio che aveva come denominatore comune la vocazione, quindi la chiamata. Tutti sono affluiti nonostante le condi meteo avverse. Abbiamo premiato personalità note e personalità grandi meno note per la loro umiltà. Un grande premio, tante testimonianze per l'amato padre, abbiamo cantato, abbiamo suonato e quindi abbiamo anche pregato 2 volte come diceva Padre Pio. Adesso che cala il sipario sulla 19ª edizione, già con l'organizzazione stiamo pensando alla 20ª edizione che sarà un'edizione particolarissima perché 20 anni diciamo è proprio la maggiore età per il premio.